Siamo a Torre Mileto, dove oggi si corona un sogno, acqua e fogna, finalmente qui in questo territorio turistico del Gargano. Noi siamo con il sindaco Matteo Vocale, era ora, è il caso di dire. Sì, era ora. I pochi imprenditori della zona che hanno resistito fino ad oggi sognavano questa cosa da decenni ormai. Nel 2023 era impensabile avere attività turistiche, economiche in genere, con dei pozzi neri, con le cisterne per l'acqua, con tutto quello che ne può conseguire anche a livello di immagine. Per cui oggi mettiamo le basi per questa progettazione che darà l'avvio dei lavori dal 2025 e entro 2 anni. Noi potremmo dire, se tutto va bene, va liscio, come dovrebbe andare perché stiamo facendo le cose per bene, potremmo avere nel giro di qualche anno, avremo acqua e fogna anche in questa parte di Gargano che ha necessità anche di svilupparsi ulteriormente. Ovviamente parliamo della zona di San Nicandro Garganico, relativa a Torre Mileto, non quella all'Esina dove insiste un villaggio abusivo e dove ovviamente i lavori non si possono fare. Sì, Torre Mileto è questa, poi impropriamente nel tempo il Volgo ha dato questa denominazione anche alla parte che è comune di Lesina, su cui insiste l'insediamento abusivo. Quella parte per ovvie ragioni non sarà interessata da questo progetto, però è anche vero che avere domani l'impianto idrico e fognante, l'adduzione sulla strada provinciale 41 spianerà la strada anche qualora si dovesse risanare quella parte di Istmo, di Lesina, che quindi avrà molto più vicino questo servizio. E a San Nicandro Garganico, a Torre Mileto, dove finalmente si annuncia un grande progetto per portare acqua e fogna in uno degli insediamenti turistici più importanti del Gargano, c'è anche la Regione Puglia, rappresentata dal vicepresidente Raffaele Piemontese. Una giornata storica per questo territorio. Sì, assolutamente sì, come Regione Puglia, assieme al sindaco di San Nicandro Garganico, assieme all'acquedotto pugliese, abbiamo voluto mantenere un impegno che io avevo assunto insieme al presidente Emiliano qui tempo addietro, cioè fare in modo che questo pezzo di Gargano, Torre Mileto, Marina di San Nicandro Garganico potesse avere le reti idriche e fognarie che non ci sono. E quindi oggi, con lo stanziamento di 13 milioni e mezzo di euro, si è nelle condizioni di far partire il progetto che realizzerà questa opera importante, che farà in modo che il nostro mare che abbiamo alle spalle possa essere più pulito, perché evidentemente i sistemi idrici e fognari fanno bene anche al nostro mare. L'Ossella Falcone, acquedotto pugliese, finalmente arriva acqua e fogna in una zona turistica come questa di Torre Mileto. Sì, è un importantissimo progetto, sono 13 milioni e mezzo di euro che verranno investiti proprio su questo territorio per dare dignità ad un luogo di grandissima valenza turistica e quindi è necessario portare acqua, fogna e fare degli impianti di sollevamento. Oggi secondo me è una giornata storica, un importante risultato per questa zona, insomma, del Gargano che era assurdo non fosse infrastrutturata. Prossimi interventi di acquedotto pugliese nella nostra provincia, sul Gargano in particolar modo. Noi abbiamo degli importanti interventi che sono già in atto per all'incirca 30 milioni di euro che riguardano tutta la provincia di Foggia ed anche il Gargano. Sono già in corso alcuni lavori che saranno terminati nell'arco del 2023, tutti volti al risanamento idrico. Quindi stiamo sostituendo tutte le tubature vetuste per riuscire quindi a arginare l'annoso problema delle perdite idriche. Sono coinvolti gran parte dei comuni, non solo cominciando dal capoluogo, quindi da Foggia, ma sono previsti interventi anche su Vieste, su Ortanova, su Ischitella, su Cagnano. Abbiamo, ripeto, 30 milioni di euro da spendere entro quest'anno e un'altra partita che rientra in questi 30 milioni di euro entro il 2026. E una tartare di manzo con lime. E da bere cosa ci consiglia? Andrei senz'altro su una QP del 2026. Va bene. È buonissima. Quello che l'ho preso loro. Scusi, scusi. Scusi.